Ciao ragazze, nuovissimo video. In questo video vi volevo mostrare i prodotti finiti del mese di gennaio. Ho accumulato un po' di prodotti in questo mese, mi sono data un po' da fare per smaltire i prodotti. Infatti ho finito anche due profumi questo mese e sono da una parte dispiaciuta perché erano i miei profumi preferiti, ma dall'altra parte contenta perché almeno riesco a smaltire un po' di prodotti per poi riacquistarne di nuovi. E sì, scusate se gesticolo, ma stamani mi è presa così, come se non registrassi video da tanto, quando in realtà non ho registrato da poco altri video, però quindi vabbè, lasciamo stare. Ho smaltito anche un po' di prodotti di make-up, però che li ho là sopra, dentro una busta, però ve li farò vedere più in là. Scusate se mi tocco i capelli, ma stamani gesticolo, dovete sopportarmi così, e ve li faccio vedere più in là, insomma, quelli, perché come vi dissi in qualche video fa, non mi ricordo quanti video fa, che volevo fare il progetto smaltimento dei prodotti, quindi arrivare diciamo fino a marzo per vedere quanti prodotti avevo finito. Niente ragazzi, cominciamo subito e comincio dai profumi. Ho finito come profumi il Sofisticate di Iodeima, questo qua piccolino. Questo mi è durato da novembre fino ad ora, essendo piccolino, perché è da 30 ml mi sa. No, da 15 ml, mi è durato comunque un bel po', perché l'ho usato tutti i giorni a novembre e poi random fino a ora, a gennaio, quindi questo qua mi è piaciuto davvero tanto. Mi sono anche scritta il nome su un foglietto, perché più in là, quando finivo altri profumi, volevo prendere la taglia grande, quindi questo qua promosso, ve lo consiglio, provate i prodotti Iodeima perché come profumazioni sono davvero molto ottime tutte. Poi l'altro prodotto che ho finito, l'altro profumo, è il Paradiso, questo qua è Paradiso Assoluto, perché c'è anche Paradiso Azzurro che mi piaceva. Questo qui è il Paradiso Assoluto di Roberto Cavalli, anche molto bella la boccetta. Questo qua era da 30 ml. Questo qua lo lascerò da parte per scena perché mi piace molto come è fatto, e prossimamente penso di prendere il Paradiso Azzurro, sempre di Roberto Cavalli, perché è molto buono. Questo me lo lascio da parte. Poi l'altro profumo che ho finito è un campioncino da 10 ml sarà forse, ed è il J'adore di Dior, anche questo è molto buono e penso in futuro di prendermi la taglia grande. Per quanto riguarda i profumi ho finito. Poi vado su skincare. Allora, per quanto riguarda la skincare del viso, ho finito due acque micellari della Garnier, questi qua con il tappino rosa da 400 ml ciascuno. Come sapete è la mia acqua micellare preferita e compro soltanto lei, e quindi questa qui promossissima, e ne ho finite due questo mese. Poi ho finito un po' di dischetti struccanti. Vado a prenderli tutti senza far cadere niente. Allora, dovrei averli presi tutti. Ho finito, allora, questi qua da Primark, da 100 dischetti di cotone, e questi qua mi sono piaciuti tantissimo, li ho pagati 2 euro e penso in futuro di ricomprarli. Sì, qua vedete la mia vestaglietta di Primark preferita. Poi ne ho finiti sempre un altro da 100, pagato 2 euro. Un altro da 100, sempre di Primark. E ho finito anche i dischetti di cotone di Primark. Ah, questi sono i miei preferiti e super super consigliati. Cioè, ho finito un sacco di... Mi sono truccata tanto questo mese. Ho finito un altro di Primark. E poi ho finito questi due piccolini per le unghie, li ho usati per le unghie invece che per il viso. Questi qua erano da 50,
pagati 1 euro perché rilasciavano pelucchi e per il viso non mi piacevano. Infatti le ho usate per toglierci lo smalto. E l'ultimo pacchetto che ho finito di dischetti struccanti, questo qua da 60 di risparmio casa, con cui mi ci sono trovata bene, l'avevo pagati 69 centesimi in offerta, mi ripare. Mi pare. E comunque mi ci sono trovata molto bene anche con quelli. Poi sempre per la skin care viso ho finito 2-3 maschere per il viso questo mese e sono tutte e tre di Sephora. Ho finito questa che è all'orchidea, tanto ormai non mi ci soffermo più di tanto perché tanto ormai sapete che sono le mie maschere preferite e sono le più economiche, perché ho visto che quelle della Gardenia, sì della Gardenia, quelle della Garnier costano 4,80 euro la Gardenia e quindi queste 4,90 euro secondo me sono le più economiche, quelle fatte in tessuto. Ho finito poi questa alle perle e questa alle alghe, questa è la mia preferita in assoluto. Poi come dischetti, sì dischetti, non riesco più a parlare, come salviette struccanti ho finito queste due di Primark, insieme costano 1,50 euro ciascuno e sono 25 salviette senza fragranza. E comunque per il viso non riescono a struccarmi il make up e li uso per gli swatch, per rimuovere gli swatch dalle mani, e per quello mi piacciono tanto. E poi comunque sono 50, è un pacchetto 1,50 euro, due pacchetti da 25, quindi sono anche per 1,50 euro abbastanza economiche. Poi per i piedi ho finito questa maschera sempre di Sephora, sempre che costa 3,90 euro. Ogni tanto quando mi voglio fare una coccola uso anche questa e mi piacciono tanto. Poi vado per la doccia e i capelli. Ho finito per la doccia questo olio da doccia alla lavandina e mora, e da 200 ml costa in offerta 4,90 euro ed è la Yves Rocher, mi ci sono trovata super bene. Ora ne ho un'altra al cocco nelle scorte e penso di riprenderle in futuro quando sono in offerta, perché ve le consiglio, sono molto molto buone e molto rilassanti, quindi top. Ho finito poi questo bagno schiuma di Bottega Verde 250 ml di mele spezie, che me lo portavo in scorta da 3 anni più o meno, e l'ho finito e l'odore e la profumazione è molto molto buona, verrebbe voglia di mangiarlo, è molto dolce, quindi deve piacere il dolce, e comunque molto promossa, mi è piaciuta davvero tanto anche perché nutre davvero tanto la pelle e quindi questa cosa mi piace. E poi l'ultimo bagno schiuma è stato questo qua della Borotalco, lavanda iris da 700 ml, molto molto buono, e anche questo è molto rilassante, quindi super consigliato. E poi si trova in offerta a 1,50 euro ai supermercati, quindi anche abbastanza facile da reperire rispetto a quelli di Brochet, che magari se uno non ha negozio deve aspettare una consigliera che ve lo porti, insomma. Però comunque se avete i Brochet vicini e una consigliera, vi consiglio di provare qualcosa perché hanno prodotti veramente speciali. Per i capelli ho finito questo qua che è dell'Intercosmo, è uno shampoo da 200 ml. Sono un po' interdetta su questo shampoo perché non so se sia colpa dello shampoo o colpa della mia cute, mi ha fatto un po' di allergia, quindi non so se è colpa di questo oppure se ero io più stressata e la cute ne ha risentito. Comunque non vi so dare un giudizio, però l'ho finito. E poi ho finito questa maschera, questo po' di maschera da 200 grammi, quindi era anche abbastanza fondo come contenitore. Questa qui è della GK, maschera idratante con cheratina. Questo qui l'avevo preso in un negozio
che è vicino qui a dove sto e che vende prodotti professionali sia per estetiste che per parrucchiere, e con questa, anche se shampoo della stessa marca che l'avete visto l'anno scorso in uno dei prodotti finiti, ma non mi ricordo quale, avevo preso questo, che è la maschera e quello shampoo, ho pagato 38 euro, quindi economicissimo non è, e non mi ci sono neanche trovata bene, quindi penso di non comprarli più. Sì, è vero che i miei capelli erano più morbidi, erano meno secchi, però non mi piaceva l'effetto che dava al mio capello, quindi per quello non lo ricomprerò. Poi ho finito questo campioncino di crema idratante all'aloe della Yves Rocher, molto buono, è un latte idratante per pelli secche, e ho comprato anche la taglia grande dal mio catalogo e quindi sono super contenta. Ho finito due detergenti intimi, uno del Pino Silvestre, pagato poco, e l'altro della Intimo Roberts, molto buoni entrambi, e niente, sono finiti. Poi, per quanto riguarda i deodoranti, ho finito un Dove Go Fresh, questo qua spray al cetriolo, e uno roll-on della Yves Rocher, che in combo, come sapete, mi piacciono moltissimo entrambi insieme, e quindi penso di comprarli all'infinito questi due prodotti perché sono veramente ottimi. Poi ho finito due solventi per unghie da 125 ml ciascuno della Parisienne, uno con cheratina e uno con propoli, pappa reale, come. E sono economici perché costano meno, intorno all'euro, diciamo, e comunque tolgono molto bene lo smalto senza andare a rovinare l'unghia, e quindi penso di riprendere sempre loro, a parte quando voglio togliermi lo sfizio della Yves Rocher, che vi super consiglio. Ho fatto due tisane e tutte e due al limone, e comunque la Twinings è la mia marca di tisane preferite, e quindi niente, mi sono piaciute tanto. Ho finito 3, 4, 5 parti di salviettine intime. Queste qua della Fria sono le migliori, a parte quelle della Chilli, quindi queste della Fria e Chilli sono le migliori salviette che ci sono sul commercio, e ho finito due pacchi di risparmio casa grandi, un po' per gli swatch, e niente, mi sono piaciute. Poi ho finito uno smalto, questo qua della Kiko, anche se voi non lo vedete finito, è finito e mi è piaciuto tanto, me lo sono fatto anche ricomprare, e quindi è molto molto buono, e l'avete visto nei video dei miei smalti preferiti. Ho finito poi 1, 2, 3, 4, 5 pacchetti di chewing gum. Ebbene sì, ho masticato anche un bel po'. Ho finito queste qua della Vivid Active, forse le vedete meglio così, che erano quelle lunghe a striscia. Due Vivid Cube, quelle fatte a cubo, sono le migliori secondo me. E poi due Vigorsol Action, Air Action, questi qua della Vigorsol, molto buone anche queste. Ho finito poi una penna, sarà sicura che l'avrò finita? No. Sì. Non lo so, comunque, boh, nel dubbio ve la farò vedere più in là. Mucchina gel per mani igienizzante, molto buona, e un pacco di Compeed che mi sono stati molto molto utili. Questi qua me li porto dietro, mi sa, dal viaggio in Spagna di 2 anni fa, e niente, sono utili soprattutto per chi porta i tacchi, quindi top, super consigliati. Niente ragazzi, questo qua era il video dei miei prodotti finiti del mese di gennaio, e ci vediamo presto con nuovi video.